Il libro che ho scelto è L'Essico familiare di Natalia Ginzburg. È un libro che non ha bisogno di presentazioni. È uscito nel 63 per Einaudi. Il 1963 è un anno interessante per la letteratura italiana, è l'anno del gruppo 63, l'anno dell'uscita in volume della Cognizione del dolore di Gadda, è l'anno della tregua di Primo Levi ed è l'anno della giornata di uno scrutatore e di Marco Valdo, ovvero le stagioni in città di Italo Calvino. Ed è proprio Calvino che nell'anno dopo, nel 64, farà uscire la sua riedizione del Sentiero dei Nidi di Ragno con una prefazione che tornava al passato e provava a fare il punto sulla narrazione della resistenza da parte degli scrittori e delle scrittrici italiane. L'essico familiare in parte fa anche lui questo punto. Le vicende dell'antifascismo e della resistenza sono all'interno di una vicenda più ampia che riguarda la famiglia Levi, quindi la famiglia di Natalia Ginzburg, ma non solo. Con lo sguardo di prima di una ragazza e poi di una donna che nel 1944 perde il marito, Leone Ginzburg, ucciso al Regina Coeli. Penso che sia un libro che ci riguarda per molti motivi e anche per il recupero del lessico familiare che in maniera molto importante abbiamo fatto tutti noi in questi ultimi tempi, molto spesso lontani dalle nostre case. Quindi leggo un pezzo finale che è molto noto ed è il seguente. Abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti, ma basta fra noi una parola, basta una parola, una frase, una di quelle antiche, sentite e ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta, fra milioni di persone. Thank you.